Olca è un paesino alla sommità della Valle d'Alpone, nel margine orientale della provincia di Verona. Si trova all'interno del Parco regionale della Lessinia, che comprende i monti a nord della provincia di Verona e che continuano anche in quella di Vicenza. Olca si trova sul versante sud del Monte Purga, che è un cammino vulcanico, uno dei tanti presenti nella zona. Il cono vulcanico di Olca testimonia la presenza dell'attività vulcanica. Sono evidenti tuttora tracce di questo passato attraverso il colore nero delle pietre del posto e i basalti colonnari. Il versante nord del monte è costituito da questi blocchi di colonne quasi sempre a base esagonale. Da sempre l'uomo ha utilizzato questo tipo di materiale nella costruzione delle abitazioni e dei muretti a secco. Questo ridente paesaggio di montagna, in realtà nelle ere passate, era il fondale di un mare tropicale ricco di pesci colorati e circondato da palme. I movimenti delle placche terrestri in 50 milioni di anni hanno portato i fondali marini in montagna e oggi troviamo pini e faggi al posto delle palme di un tempo. Nel territorio di Olca, costituito prevalentemente da rocce vulcaniche, affiorano in diversi punti sedimenti di origine calcarea. In molti di essi sono venuti alla luce i resti fossili della vita di quel tempo. Sul Monte Purga sono stati trovati resti di coccodrillo, palme e tartarughe. Poco lontano, a Spilecco, affiora un periodo geologico, il più vecchio dei giacimenti di Olca, costituito prevalentemente da denti di squalo, dischi di crinoidi e qualche conchiglia. Scendendo in direzione della Valle del Chiampo, conosciuti da secoli, troviamo i due più importanti giacimenti, quello del Monte Postale e della Pesciara. Sono i più ricchi. I primi ritrovamenti risalgono ai primi del 1500. Perché solo in questi giacimenti si sono conservate le tracce di numerosissimi organismi, pesci, crostacei, molluschi, alghe e foglie terrestri? Evidentemente si sono associate una serie di condizioni che hanno permesso il processo di fossilizzazione anche ad organismi molto fragili come gli insetti o privi di scheletro come i molluschi e le meduse. L'organismo, una volta morto e caduto sul fondale, è stato in breve tempo ricoperto da sedimento di grana molto sottile che lo ha sigillato ed in migliaia o milioni di anni i sali minerali subentrati ne hanno completamente sostituito ogni minima parte, riproducendo perfettamente tutti i particolari, mentre il colore che risulta è quello dei minerali. Di solito ferro e manganese, che sono subentrati assieme alla calcite. Olca comunque è un caso particolarissimo, perché oltre ai vertebrati, anche i molluschi e le meduse hanno lasciato il loro segno nella pietra. Ciò è stato permesso da una serie di concause quali la mancanza di ossigeno, la grana finissima del sedimento, l'ambiente di deposito assolutamente tranquillo e l'immediata copertura dell'organismo caduto sul fondo. Si possono anche notare la filigrana delle ali degli insetti e le sottili nervature delle foglie, la libellula, la zanzara. Il mondo dei fossili è sempre stato misterioso e ha scatenato le più strane fantasie sulla loro origine. Chi li voleva creati da forze della natura, rimasti imprigionati fra le rocce, ma che non avevano avuto la capacità di uscirne? Chi li credeva resti di organismi colpiti dai fulmini di Giove? Chiaramente non erano a conoscenza del fatto che i fondali marini si erano alzati per formare le nostre montagne, portando così allo scoperto ciò che era stata la vita del mare. I primi cenni sui fossili di Olca risalgono al 1550, quando il medico senese Andrea Mattioli scrive di aver visto delle lastre con dei pesci fossili provenienti dal Veronese. Erano fossili di Olca e a quel tempo si pensava che fossero resti del diluvio universale. Nel 1600, con Ulisse Aldrovandi, i fossili vengono esaminati e studiati con i mezzi di quel tempo all'Università di Bologna. Solo dopo la metà del 1700 i fossili assumono importanza scientifica, vengono ricercati e scavati perché richiesti da musei o da collezionisti.
Alla fine del 1700 i pesci trovati a Bolca sono talmente belli e vari che i collezionisti fanno follie per assicurarseli. In questo periodo Serafino Volta fa costruire a Verona una tipografia specializzata per stampare questi pesci. Vengono chiamati i più grandi e importanti incisori che realizzeranno quello che risulterà la più bella e completa pubblicazione sui fossili a livello mondiale. In questo periodo la Pesciara è di proprietà dei conti veronesi Maffei e Gazzola. Si effettuano scavi sistematici, hanno origine le prime grandi collezioni private e sono già a Bolca come esperti lavoratori delle miniere i Cerato. La loro opera continuerà per tutto il 1800 fino ai nostri giorni. Si può dire che i fossili più belli che oggi si ammirano nei musei o nelle collezioni anche all'estero sono passati per le loro mani. Sono già succedute 7 generazioni durante le quali i Cerato, scavando fra gli strati della Pesciara e dal Monte Postale, hanno fatto uscire alla luce pesci fossili di inestimabile valore. Tutto si è svolto in collaborazione con i musei italiani e in particolare col Museo di Storia Naturale di Verona e prima ancora con l'Università di Padova. Dagli anni 70, in seguito alle concessioni di scavo e ai positivi rapporti con l'ente pubblico, c'è stato un notevole impulso nella ricerca e sono venuti alla luce stupendi esemplari esposti nel Museo di Verona e in quello più recente di Bolca. I primi fossili venivano trovati raramente interi, per cui necessitavano di assemblaggio e restauro. Le tecniche, sia per estrarli e soprattutto per sistemarli definitivamente, sono molto cambiate nel tempo. Ultimamente si usano materiali molto più performanti, coi quali si ottengono migliori risultati. Nel nuovo laboratorio presso il Museo di Bolca si tocca con mano la dimostrazione di ciò. Nel fossile si mettono in risalto tutti i minimi dettagli ed ogni minimo frammento è recuperato. In questo modo anche lo studio successivo risulta più agevolato. Da qualche tempo si possono ammirare gli stupendi fossili dei giacimenti della Pesciara e del Monte Postale presso il locale Museo dei Fossili, una moderna costruzione a due piani, dove centinaia di specie di pesci tropicali pietrificati ci raccontano la nostra storia passata. All'entrata del museo è presentata la parte riguardante il territorio, la geologia e la stratigrafia. Procedendo si vedono esposti fossili provenienti da altre località della vallata. Sono soprattutto conchiglie, gasteropodi e denti di squalo. Segue il settore in cui vengono ricordati i più grandi studiosi di Bolca dal 1500 fino a Massimiliano Cerato. Nella sala successiva fanno bella mostra lo squalo e le razze, pesci cartilaginei che raramente si trovano ben conservati. Ma l'attenzione, specie dei più piccoli, è presto catturata dai colorati e vivaci pesciolini dei due acquari. Vogliono farci capire l'origine tropicale degli organismi trovati. I pesci vivi che vediamo sono simili nella forma a quelli pietrificati, ma non perfettamente uguali perché in 50 milioni di anni si sono evoluti. Sempre in questa sala l'occhio cade su uno dei più rari pesci trovati, il Pasaitis, impronta e controimpronta su una grossa lastra di calcare con i caratteristici colori della Pesciara. La sala superiore, recentemente ristrutturata, è dedicata a Massimiliano Cerato, lo scopritore di buona parte dei fossili esposti nel museo. Nelle teche orizzontali, al centro della sala, sono esposti i ritrovamenti fatti dall'anno 2000 ad oggi. Si può distinguere facilmente il giacimento di provenienza, lastra colorata di grigio azzurro e marroncino, la Pesciara, calcare biancastro uniforme, il Monte Postale. I fossili di pesci, crostacei e molluschi nelle vetrine delle pareti sono esposti a seconda del loro habitat. Le acque salmastre con le razze, le anguille, le sogliole. La barriera corallina con i platax, il pesce angelo, e gli acanturidi. Più oltre, i pesci di mare aperto con il pesce spada, lo sgombro e il tonno. L'ultima vetrina è dedicata ai vegetali con alghe, piantine terrestri e agli insetti.
Finita la visita al museo, il pubblico può continuare ad approfondire il tema visitando reperti e documenti storici del museo privato della famiglia Cerato. Accanto esiste uno specializzato laboratorio didattico che consente l'osservazione al binoculare, riprodotta su maxischermo televisivo, di fossili e minerali, per coglierne anche i più piccoli particolari. Inoltre, con apposite attrezzature si può procedere alla pulizia, all'assemblaggio e al restauro conservativo. Lasciamo il museo ed incamminiamoci verso le cave della Pesciara e del Monte Postale. Si parte dal museo coi propri mezzi, si devono percorrere circa 3,5 km, dei quali gli ultimi 1200 metri sono una bella passeggiata nel verde. Già in lontananza si notano le gallerie e gli strati del giacimento. Si accede alla galleria con la guida e si ha modo di rivivere sottoterra le esperienze e le emozioni del passato. Si cammina fra gli strati del livello fossilifero, una grotta scavata in oltre 200 anni. Subito, fin dall'ingresso, una simpatica sorpresa: la gradevole temperatura fresca in estate e tiepida nella stagione più fredda dell'inverno. È una temperatura costante di 12 gradi che sicuramente ha facilitato il lavoro di scavo che si svolgeva durante l'inverno, quando le temperature esterne erano abbondantemente sotto lo zero. I mezzi utilizzati per lo scavo sono sempre stati il piccone, le mazze e i cunei. Per l'illuminazione, prima dell'arrivo della corrente elettrica, si usavano le lampade ad olio e poi ad acetilene. Gli strati a lamine venivano staccati dalla parete e portati all'esterno a stagionare al sole. Venivano aperti nel periodo estivo. La pietra asciutta e secca si apre più facilmente sulla lamina del fossile. Per scavare un metro cubo di roccia era necessario un mese di lavoro di 4 operai. Terminata la visita alla galleria, si accede all'area didattica adiacente. Qui, su tre grandi vasche di sabbia, si possono ricercare coi setacci dentini di squalo, piccoli gasteropodi e pietre dure. Con martello, maschera e guanti forniti sul posto si possono aprire piccoli resti di lavorazione, con la speranza di trovarci all'interno qualche piccolo resto fossile. L'emozione è sempre alta perché ciò che si trova rivede la luce per la prima volta dopo milioni di anni di buio nelle viscere della terra, grazie ad un nostro fortunato colpo di martello. Anche nello spazio didattico della Pesciara i resti trovati si possono osservare col binoculare, pulire e assemblare. È possibile ritagliare e lucidare pietre con fossili guida, nummoliti, foraminiferi, alveoline, piccoli gasteropodi, forarli e creare bellissimi pendagli o collane.